Guardate, io ritengo, vorrei dire immotivato, il fatto che si pensi che la semplice registrazione di chi ci va a votare, a me risulta che sia sempre accaduto, nel senso che noi in Veneto abbiamo una banca dati di tutti i votanti alle primarie, per cui per me questa è una novità, che le persone che vanno a votare sono illustri sconosciuti, mi hanno sempre chiesto la carta d'identità o comunque hanno scritto il mio nome, hanno scritto i 2 euro che gli ho dato, perché così dovrebbe funzionare. Quindi avere timori del fatto che semplicemente si venga riconosciuti, tra virgolette, esistendo una qualsiasi forma di trascrizione del nome di chi ci va, per me non è un problema. Io parto dal presupposto, che è bene che ci parta anche il sistema legislativo del paese da questo presupposto, perché farebbe molti risparmi, parto dal presupposto della buona fede e mazio solo quando la buona fede è evidentemente negata dagli avvenimenti. Cominciamo a darci un patto di reciproca, no? Buona fede, che si lavora molto meglio, perché così si bastona in maniera severissima chi sgrafa. Quindi il fatto in sale del registro mi pare una stupidaggine. Il fatto che mi preoccupa sono le eventuali percentuali da raccogliere all'interno dell'Assemblea Nazionale, ovvero degli iscritti. Ma cosa vuol dire? Ma noi siamo un partito che le ha intentate le primarie di sfugge. E le nostre primarie hanno un senso, con 3 milioni e passa di voti, solo se sono aperte. Perché io non posso obbligare la gente a iscriversi. È comunque un'associazione, il partito. Allora, ci diamo la buona fede, ma non facciamo trucchetti. Se non fanno una percentuale, tu sei fuori. Beh, allora, la percentuale degli iscritti o la percentuale dell'assemblea è abbastanza improbabile che si riesca a raggiungere un quorum come il 15 o il 20% di aventi diritto al voto all'assemblea che sottoscrivano per una candidatura o altra. Per ovvie ragioni, insomma, per come è stato composta quell'assemblea, per come è composto il nostro partito. Ma perché dobbiamo dirci delle cose? Allora, qual è il timore? Lo scrupolo è quello che non vogliamo inquinamento nel voto? Abbiamo detto come si fa, no? Premesso che quelli del centrodestra non è che ce l'hanno scritto qui, insomma. È chiaro che se viene Alfano è probabile che qualcuno lo riconosca, no? Ma tutti gli altri, se uno dice guarda io la tessera l'ho stracciata, non sono del PD, non sono iscritto ma voglio venire a votare, mi sta bene che mi si registri perché questa è la mia indicazione di voto, ma perché io devo partire dal presupposto che non avevo, scusa. Io credo che dobbiamo partire da qui, dalle modalità corrette con cui si fanno le cose e sapendo che chi non le fa in maniera corretta verrà evidentemente denunciato. Se c'è una moltitudine di destri che sempre in campagna, che sembra essere la terra del male, andranno in flotte a votare, chissà con quale motivazione, cosa voteranno? Laura Prepato, secondo voi? Cosa voteranno? Renzi. In campagna votano Renzi, tutti quelli di destra. Allora io immagino, sempre perché ho un po' di immaginazione, io immagino di andare a bussare alle porte dei miei vicini di casa che notoriamente votano Lega e dire ascolta vieni con me, facciamo un dispetto a Bersani e anche alla Puppato e andiamo tutti insieme a votare Renzi, ci vieni? Ma quanti? Ma lo 0, dai! Renzi, dai! A Firenze controllerete chi viene, se ci sono evidenti distorsioni di voto con masse evidentemente con la svastica e con il... Vorrà dire che, come dire, denunciamo le cose e risultano invalide. È un patto, guardate che se non ci fidiamo di niente di nessuno, è finita. Facciamo i muri alti 3 metri e a quel punto neanche la tessera serve più. Non possiamo arrivare a rovinare la vita alle persone, ad impedire la democrazia, partendo dal presupposto che la mela marcia inquini tutte le altre, perché se no vuol dire che quelle sane non hanno sufficienti capacità di respingere le malattie, e noi lo dice la Costituzione, dobbiamo essere resistenti alle malattie. Per essere resistenti alle malattie non possiamo aver timore degli spifferi, dobbiamo aver paura solo delle correnti. Ti piace la nostra Costituzione? Per noi è molto importante sentirlo dire. Non credi che sia la cosa per la quale non è possibile governare l'Italia? Ma sì, ma per l'amor di Dio. Mi ricordo sempre quando parlavamo dell'articolo 41 della Costituzione, appunto,
che era così odiato da Berlusconi, Brunetta, Sacconi, ricordate? Perché diceva una cosa che secondo loro avrebbe impedito di fare imprese in Italia. Se ne sono accorti dopo qualche 60 anni abbondanti. Avendo noi, tra l'altro, la seconda manifattura d'Europa, noi, con quella Costituzione lì. Mi era detto, abbiamo il 23% del PIL è prodotto dalla manifattura tedesca, il 17-18 sono dati recenti, è prodotto ancora dalla manifattura italiana. Allora vuol dire che c'è malafede, perché quando c'è scritto in quella straordinaria Costituzione che fare impresa è un fattore sociale, cioè deve avere uno scopo anche sociale, è vero, perché non posso fare impresa per sfruttare le persone, perché quello è schiavismo. Non posso fare impresa per arricchirmi e non pagare le tasse, quello è evasione ed è un reato. Non posso fare impresa per semplicemente arricchirmi. Il senso di un paese è che c'è una comunità e le ricchezze si distribuiscono. Non è che si mantengono in capo a poco. Quello è l'America Latina di 10 anni fa. Siamo andati un po' avanti, purtroppo noi no, perché una delle cose che è capitata negli ultimi 10 anni è che il 10% della popolazione più povera e il 10% della popolazione più ricca hanno rispettivamente 14 volte il valore economico di differenza, quando la media in questa Europa è tra il 7 e l'8. Allora lo diciamo che probabilmente l'iniquità è stato il valore aggiunto del centrodestra in questi 10 anni. Vorrei intanto che venissero le mie amiche di Se non ora quando, che sono qui, chi vuol venire, venite. L'applicazione vera della 194, che è una legge di straordinario valore, perché in questo paese ha ridotto a un terzo gli aborti, a un terzo. Tutto, esattamente come il divorzio, cioè tutto il contrario di quanto si pensava, non era come si riteneva erroneamente da parte di alcuni un'incitazione all'aborto, anzi. Ma c'è un prerequisito, consultori, li hanno smontati. È una delle questioni, la prevenzione, guardate, che dobbiamo prendere per mano in questo paese. Perché purtroppo con i tagli orizzontali, con le spending review, con tutte queste situazioni che si sono venute a creare, si è tagliato sui più deboli. Perché quando tagli orizzontalmente, inevitabilmente pesi di più sul basso, su chi i numeri ce li ha già limitati. E da noi il problema è serissimo. Dovete sapere che io ho fatto diverse mozioni e diverse interrogazioni su questa materia e purtroppo ancora oggi attendo da maggio nel mio Veneto, tant'è che adesso farò un ricorso, che il Dipartimento Sanità mi dica quanti sono gli ospedali che sono in grado di garantire la 194. È top secret. I dati veri non si sanno. Si sanno dati presunti, percentuali, 70, 80, 60, ma non si sa dov'è quel 10, 15, 20, 30%? Se è concentrato in un unico ospedale, come facciamo? Tutti gli altri non sono in grado di farlo. Ed è strano, perché poi una cosa si nota, no? Che in realtà c'è un aumento, purtroppo, nel senso che c'è un ritardo nel periodo in cui l'interruzione di gravidanza viene fatta. Perché non trovare localmente un medico, un ginecologo disponibile procura che la donna debba recarsi altrove, spesso in altre regioni, capita sempre più frequentemente, per carenza appunto di disponibilità nella propria, dove i medici tranquillamente appunto scelgono l'obiezione di coscienza e nessuno garantisce l'applicazione della 194. Questa è una distorsione alla quale mettere mano. Perché io credo che come un primariato, un responsabile di dipartimento debba garantire gli interventi che vengono effettuati e quindi la copertura 24 ore su 24, ugualmente si debba garantire questo. Questo è il minimo di decenza, per non dire che facciamo le leggi e poi non le applichiamo, perché una legge non applicata non è più un diritto acquisito,
diventa semplicemente un danno al prodotto. Sulla questione relativa al fine vita, io penso che il minimo dell'inserimento, abbiamo tra l'altro fatto una proposta appunto con l'inserimento dei registri, per quanto sappiamo che siano discutibili, ma la cosa da fare è riprendere per mano le questioni non appena ci sarà il nuovo governo, perché i fatti accaduti, i casi continuamente, l'ultimo caso per noi illuminante, insomma quello del Cardinal Martini, a cui io mi rifaccio, quando lo cito, guardate questo uomo che ha avuto alla fine della sua vita la volontà di dire che non era corretto, non voleva un accanimento terapeutico, che avrebbe voluto semplicemente addormentarsi e andarsene così, beh, insomma, è significativo anche per la Chiesa che fino ad oggi ha assunto una posizione davvero inaccettabile. E lo dico la cristiana, la cattolica, insomma, credo che lo si debba dire, perché è una questione di civiltà anche questo, insomma, oltre che di umanesimo e quindi di capacità di dare garanzie rispetto alle volontà e ai momenti di maggiore sensibilità della propria vita. La questione relativa ai matrimoni gay. Io credo che si debba semplicemente considerare che esistono e non possono essere disattesi i diritti delle persone che vivono insieme e sono di genere uguale, perché altrimenti abbiamo l'omofobia, punto. E credo che sia nel loro pieno diritto quello di garantirsi vicendevolmente ciò che hanno tutte le altre coppie in questo paese. È una questione di diritti civili. Noi non possiamo fare un passo indietro nei diritti civili. Sulla questione, come dicevo, delle maternità e paternità, mi riservo di rispondervi, perché davvero su questa questione ho una serie di dubbi che ancora non ho sciolto, e quindi ritengo che sia corretto che i primi passi siano quelli che vi ho detto, fine vita, rispetto dei matrimoni gay e quindi della coppia che intende istituzionalizzare il proprio convivere, e il maggior rispetto possibile delle donne che, nonostante questo sia una vera tragedia, intendono porre fine ad una gravidanza. Allora, i movimenti per la vita. Io credo che ci sia un equivoco in fondo. Questa cosa ogni tanto torna fuori. Quello che è accaduto in Veneto è esattamente il contrario. Nel senso che noi avevamo una legge di iniziativa popolare che giaceva, mi ricordo da quanti anni, credo circa 20, 15, che secondo il nuovo statuto che abbiamo appunto appena prodotto non poteva giacere oltre, nel senso che il limite massimo è un anno, dopodiché hai necessità di discuterla in aula. Abbiamo ottenuto di portarla dalla commissione all'aula con il voto prevalentemente negativo della commissione, contavamo molto serenamente di andare in aula e bocciarla, punto. Cosa è accaduto? Sono arrivati i movimenti per la vita con i crocifissi, si sono seduti, tra l'altro questa cosa è stata permessa, concependo, se vogliamo, un cattivo senso della democrazia, perché non è che, come dire, permetterti di andare ad insistere su figure come quelle, andando loro di fronte al crocifisso, visto cose veramente di un altro mondo, insomma. Quello che si stava verificando terribilmente è che quella legge rischiava parzialmente di passare. A quel punto abbiamo preso il coraggio a quattro mani, e in particolare appunto la sottoscritta come capogruppo del PD insieme con il presidente della commissione sanità, abbiamo preso tutta la parte preliminare, l'abbiamo cancellata, quindi non esiste più quella legge, e i tre articoli di cui era composta li abbiamo trasformati in due. Che cosa dicono questi articoli? Che è competenza della giunta stabilire in quale modo possono pubblicizzare, che vuol dire non intervenire, non partecipare a processi decisionali e tantomeno inserirsi negli ospedali o in altri luoghi. Le associazioni che si occupano di tutto quello che ha a che fare, diciamo, con questa realtà possono pubblicizzare di concerto con i consultori la modalità con la quale svolgono la loro azione. Il che vuol dire che qualcuno può portare un dare se il consultorio lo permette sul tavolino d'ingresso, punto. Cioè, non è pensabile che su una parte che c'è la privacy, quindi è fuori da ogni logica, nel 675 non permette assolutamente che ci sia il contatto e che un singolo cittadino, sono dati sensibili, sappia la ragione per cui io vado in consultorio, vado in ospedale, cioè fuori dal mondo, voglio dire, finché abbiamo quella legge. Però
l'abbiamo salvata così, quindi non c'è discussione su sta roba.